Sono passati ormai 20 anni da quando Caeloi diede la purga ai bianconeri al Curi e la Lazio scipiglio uscurettine. Era la Lazio di Nesta con Seissao e chi più ne ha più ne metta. Simone Inzaghi, vi ricordate quella rosa, ragazzi? E contro la Juve di Del Piero, Ravanelli e chi più ne ha più ne metta. L'avevano. Ancora adesso tutti a urlare contro Colina e bastardo, devi ripagarci ancora quello scudetto. Detto, devi morire, mannatevene tutti a fanculo, ragazzi. Mannatevene tutti a fanculo. Voi avevate perso delle partite in precedenza e la Lazio ne ha perse pochissime. E non ve ne stareste oggi a parlare di collina, pioggia, campo impraticabile se non aveste perso lo scontro diretto casalingo con la Lazio. Perché se no eravate già con lo scudetto sulla maglietta. E tutti zitti e muti, tutti zitti e muti. Voi per gli avanti invece perdevate lo scontro diretto casalingo con la Lazio, la prendevate nel culo a Perugia, mentre la Lazio dava tre papine alla regina. E così, alle 18:04 del 14 maggio 2000, la Lazio era campione d'Italia. Che bello ragazzi, che bello, sotto una splendida giornata a Roma e un diluvio universale a Perugia. Ai Juventini, ve state sempre a lamentare come comoda, eh? Ci avete 30 e passa scudetti e per un scudetto perso col fatal Perugia ve state a lamentare? Ma non fatemi ridere, non fatemi.